Ciao a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta qui su Oblivion. Sono sempre il vostro simpaticissimo Yaxit e oggi andiamo avanti con l'episodio numero 112 e dovrebbe essere il numero giusto. E finiamo di trovare le ultime statuette del collezionista, così voi sarete anche contenti, perché suppongo di avervi stufato un po' con queste statuette. E niente, allora, intanto una è in questa rovina che vedo che è segnata perché l'aveva suggerita il nostro collezionista. Rovina dal nome alquanto strano, Wenyandavik, che è una roba del genere. Comunque già gli sviluppatori si mettono proprio a inventare dei nomi che fanno paura. Allora, sono le 5, attendiamo che siano almeno le 8, così c'è una bella luce. Spostiamo segnale, mettiamo qui e partiamo. Certo ragazzi che voi non potete comprendere la gioia che mi pervade ogni volta che vedo che gioco Oblivion con questa grafica, perché quando io ho iniziato a giocarci, beh, non capivo ancora la differenza, non ero in grado di apprezzarla la grafica. Poi ho iniziato ad apprezzarla e a quel punto è stato un guaio, perché Oblivion, quando ho iniziato ad apprezzare insomma le caratteristiche grafiche, non era un gioco all'avanguardia, anzi tutt'altro. E quindi poi visto in questa luce, in una risoluzione alta che comunque la regge benissimo e rende bene, e se anche le texture non sono perfette, non importa, gli effetti poi delle NB permettono di rendere qualunque schifo una cosa fantastica, è davvero emozionante. Questo ragazzi è il gioco con cui io praticamente sono cresciuto, nel senso che ci ho giocato così tante ore quando ero piccolo che non so proprio cosa dire. Comunque, finito il momento delle smancerie dei ricordi, andiamo avanti. Allora, siamo a... sì, vi ho detto come si chiama questa rovina. Abbiamo anche fatto qualche commento sul nome, che è piuttosto particolare. Allora, di sicuro c'è qualcuno qui. Non vedo, ma c'è di sicuro qualcuno. Poi, nessuno ci impedisce di tirare dritto e andarcene per la nostra strada. Vuoi tirare una luce? Questo fa da luce anche. Mille usi della fiammata. Vabbè, andiamo con la torcia. Ah! Sì. Voglio stendere quelli lì. Solo ho delle frecce molto belle, oppure invece dediche. Delle frecce infuocate direi che vanno benissimo. Bang! Ta 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 ta. C'è un altro. Bam! Così abbiamo steso i due schifosi. E via. Allora, sale esterne. Entriamo nelle sale esterne. Di solito queste rovine, quelle un po' più articolate, cioè quelle dove trovate le statuette, sono divise in diverse sale, per cui dovete almeno sorpassare una porta, diciamo. Vabbè, ma se ti nascondi lì però, amico mio, è ovvio che mi vedi. Prendo. Ah, molto bene. Vedo un'altra porta, l'apro. Qualcuno dall'altra porta vede me. Non so come, ma... boh. Ah, uno scheletro. Oh, io voglio... Wow. Stai lontano. Oh. Ma mi ha preso sul serio? Ma che... ha preso il suo stesso tizio, che scasso. Allora... basta, già mi hanno stufato. Bastone full 19, 22, 24. Vai. Spam! Spam! Questo c'ha lo scudo magico, però io lo distruggo. Muori! Muori! Ok, bastone sciocchi. Wow. Chi è? Fuoco alle polveri. Bene, questa saletta abbiamo ripulita e non c'era niente, per cui a meno che ci sia una porta... ah, ok, si continua, allora va bene. Ma sciopa, topo. Dimmi te se dobbiamo combattere con i topi. Ah, porta di pietra, questa porta torna indietro, per cui... e di qui non si passa, ovviamente. Quindi torniamo pure indietro. La porta che si apre da sola, spettacolo. Boom. Vabbè, non è che abbiamo risolto troppo, però,
Dunque, fatemi vedere un po' sulla mappetta del... Come è fatto? Allora, noi siamo entrati di qui e siamo dovuti passare di qui, quindi ci sarà un'altra porta qui, di sicuro, che in effetti mi sembra di ricordarlo, che ci condurrà magari nel posto giusto. Questa, eccola, l'ho trovata, infatti è chiusa. Che bello. Ma se noi andassimo giù... No, non conviene, dite voi. Beh, una porta su questo lato non ha senso. Se qui ci sono i topi, dai. Dove sta? Muori, va. Dunque, adesso riproviamo un'altra volta. Rientriamo in questa... Oh, ma come ho fatto a non vedere sto pulsante? È proprio lì. D'accordo. Chiedo scusa per le mie mancanze. C'è qualcuno? Non ha fatto in tempo a pararsi il culo, diciamo. Ma perché poi è verde? Come se si fosse colpito da solo, praticamente. Bastone ottusità? Ma direi di no. Non so neanche cosa sia, dire il vero. Oh! Qua ci sono le pietre bianche di solito, eccone una, fantastico. Vai, dammela, fammi poi andare sta cavolo di pietra. No. Che bello. Un'altra? Datemi il bottone. E qua su qualche muro, non lo so, eccolo. E via. Altra pietra, altro giro, via. Ma non siamo qui per le pietre, no, io siamo qui per un fine molto più alto. E non sono i topi il nostro fine, sono le statuette. Adesso non so neanche dove siano sti tizi che mi hanno visto. No, mi ha chiuso dentro. Fantastico. Ah, io mi armo già, sicuro che c'è qualcuno. Questo per i topi. Oh, bravissimo sto topo. Dove è andato? Oh. Di qui? Boh, pare una stradina interessante. Dai. Ma no, si è scaricato. No, peccato. Passiamo qua al fuoco, che non lo uso mai, ma è figo, eh. Ah, ma l'aveva già fatto il suo incantamento. Gelo. Ce l'ho anche, non lo uso, ma... Oh mio Dio, statuetta qua è proprio nascosta. Va bene. Visto che qualcuno ci insegue ma non sappiamo dove sia, direi che possiamo tornare. Certo che l'incantesimo individuo vita mi farebbe davvero comodo. E invece no. Ah, guardate, qui dove eravamo prima forse, che c'era la porta... No, eh. Questa si apre? Scusate un attimo. Ma sono un po' stupido. Non vedo le cose più in mezzo. Magari invece vedo i pulsantini nascosti, quelle robe lì. Molto, molto bene. Ora, se non nessuno si mette a inseguirci e ci blocca, potremmo anche teletrasportarci subito appena usciti dalla robina, che sarebbe una cosa molto bella. E sembra che ci riusciremo. Quindi, altra statuetta raccolta. L'ultima rovina ha un nome strano e si trova su questa linea. Io so che se voi uscite dalla città imperiale, da questo ponte, insomma, andate dritto, prima o poi la trovate. Però non so se ce ne sono altre in mezzo ed è probabile, perché su questo tratto ce ne sarà qualcuna, né a che distanza sia. Io spero, mi ricordo che è abbastanza in qua, per cui spero che sia da queste parti, vicino ad Akadir. Ma non lo so. Se magari invece vado ancora in su ed era più in giù, niente, perdo tempo. Quindi andiamo pure. Ah, tra l'altro queste Akadir noi non le avevamo viste con le mod, ma è spettacolare. Cioè, scusate. Benvenuti ad Akadir. Un bel posto per trascorrere le vacanze. Quando la città non brucia, potete sempre godere del... Oh mio Dio! Del... cancello d'oblivion che c'è lì di fianco. Beh, ho rubato un cavallo, ma non c'è nessuno a cui l'ho rubato in realtà, per cui si può correre col cavallo, no? Sta già correndo. Tra l'altro, ragazzi, vado più veloce io di questo cavallo, solo per dire, no? Nel caso vi interessasse. Comunque, la rovina è davvero vicina ad Akadir, se è questa. E Wendir, è proprio questa. C'è pure una statua. Wow, sapete che ho come l'impressione che questo sia il posto in cui è stato fatto lo screenshot che c'è sulla copertina del gioco. Perché me lo ricorda proprio. Con questa erba messa così. Questa curiosità poi devo togliermela, lo guarderò.
perché davvero è lui, insomma, è identico. Bene, tutto bianco, marmi bianchi. Allora, se noi riuscissimo a salire da qui lì sopra, saremmo a cavallo, nel senso che saremmo già arrivati, ma non lo possiamo fare. Uop. Quindi niente, andiamo pure per la strada tradizionale. Non vi consiglio di saltare giù di qui perché in realtà non succede niente, però rischiate poi di perdervi, non capire più come tornare indietro. Beh, se non riuscite ad aprire il lucchetto, ovviamente non c'è altra via. Ma rischiate poi un po' di perdervi, per cui boh, io fossi voi non lo farei. Mi sa che era qui e io non l'ho visto. Dov'è? Dove sta questo scheletro? Boh. Ho proprio sentito il rumore di scheletro, per cui non poteva essere altro. Allora, questo qua lasciamo stare, tanto non. C'è una scatola dietro, se vi interessa prendere la roba dalla scatola. Fate pure. Allora, pietre su pietre. Qui già vediamo una bella sala. È bello sto corridoio che passa così, posso dire. Dunque. Eccole un altro. Cioppa! L'ho steso proprio con cattiveria. Questa pietra la prendo, perché una ogni tanto, ragazzi, io la prendo. Ed entriamo nelle cripte di Vendir. O Wendir, non so come si pronunci, ma non è un problema. Gente ce n'è sempre, naturalmente. Questo è lì che l'avevo catto. Che succede? Si è scaricato? Ah, no. Ecco. Bastone tempeste lo prendiamo, perché sapete che mi piacciono i bastoni. Faccio una buca. Ah! Oh mio Dio! Ma sti tizi che escono dalla buca? Comunque questo è il capo, per cui no, ho sbagliato. Non era lui. Ok. Occhio alla buca, quindi. Ve lo dico sempre. Se cadete nella buca vi fate molto male. Se giocate a difficoltà media morite in un colpo solo. Io invece posso tipo prenderne 30 di buche, tanto non. Questi sono tutti due evocati, quindi non. Boh, già la cosa è anomala. Paro il colpo col bastone. Non è vero che hanno tutti e due evocati? Evidentemente, sì che era vero. Però non capisco da dove. Li hanno evocati da dentro questi mu. What? Non so cosa ho fatto. Ho aperto una porta. Ah, ecco cosa ho fatto. Ho aperto questi due, ci scommetto. Bastardi. Allora, ce l'ho un bastone che fa danno tanto, in 15 piedi, questo, tempeste. Sciopate. Sciopate, ho detto, muori. Com'è possibile che non stia morendo? Ora. Fardello? No, non mi interessa. L'altro bastone? Uno è fardello? Oh, ce ne hanno due di bastoni, non prendetemi in giro. Non può essercene uno solo. Ma no. Mi è sparito l'altro bastone, ragazzi. Pazienza. Ah! Fulmine, sì, ecco, vedete che ho fatto bene a cercare. Quindi se volete saltare quella cosa lì, però dovete passare stealth, non serve a niente. Boh, lascio a voi scegliere. Ah, va bene. Spam. Tanto sto usando il bastone sbagliato perché io devo usare. Anche questo posso usare, però no, dai, questo che è quasi scarico. Dunque, vedo la statuetta, non so se voi l'avete notata, ma io la vedo lì. Sul davanzale. Allora, un paio di colpi di fuoco vanno sempre bene. Di qui si torna a Wendir, per cui di qui dove dobbiamo salire per tornare. Invece di qua dobbiamo passare per prendere la statua. Che succede? Perché nessuno mi segue più di colpo? Tutto a tratto. Boh, aprirei se fossi voi questo scrigno perché mi pare sia un. Cioè, ha tutta l'idea di essere di quegli scrigni che sono pieni di roba. Siccome sono. Ecco, accidenti. Poi, in questo caso, l'ultima volta che l'avevo visto, cioè quando ho registrato lo scorso episodio che poi è crashato. Ah no, poi è suonato il telefono. Era pieno solo di oro, proprio, cioè dello 500 di oro, il che è sempre bello. Quando ci sono cose da portare è un po' meno bello. Dunque. Lo sapevo. Non poteva succedere diversamente. Oh, ma sti colpi che ogni tanto passano arrivano da sotto.
Adesso mi faccio colpire così almeno capisco dov'è. Mi stanno sparando, sennò. Perché vorrei eliminare sti zombie. Così che poi basta, quando voglio andarmene me ne vado. Ecco, cosa hai scaricato, Ale? Bastone del gelo. Muori però, basta, cioè dai. Non funziona. Non funzionava, mi spiace. Sono molto triste per voi. Questo bastone? Avvizzimento, no. Anche qui. Questo? Fuoco, ah, è il mio scarico. Addio. Se non cadiamo giù, e non l'abbiamo fatto, siamo nel posto. Ecco cos'erano quegli incantesimi blu. Ho proprio rischiato la vita, ragazzi. C'è una pietra lì sopra. Fateci molta attenzione, io non l'avevo vista. Avete visto cosa mi è successo? Pozione di vita, dov'è? Guarigione. 4 solo. Va bene. Se quella vi prende, vi stende. C'è poco da fare. Dunque, torniamo a Vendir. E chissà dove finiamo adesso. Ah, finiamo, sì. Giustamente, finiamo nell'uscita. Cioè, di qua c'è subito la porta per uscire. Perfetto. Ah, le soddisfazioni, ragazzi. Abbiamo la quarta ed ultima statuetta elfica. Ora le portiamo. Io quasi quasi salgo su sto cavallo così. È vero che è rubato, però boh, magari funziona, non lo so. Vediamo se mi ha fatto salire la taglia intanto, no? Meno male, sarebbe stato il colmo. E porto la statuetta al nostro amico. Il nostro amico, ogni volta mi faccio questa domanda, vive nel tempio? No, non vive nel tempio. Vive in Talos Plaza? Sì, vive in Talos Plaza. Perché, come faccio a ricordarmelo, nel caso aveste anche voi questi problemi, mi ricordo come sono fatti i posti, semplicemente. Wow, questa è proprio la città imperiale. Piove, fa brutto, tutto grigio, un po' che le guardi. No, mi ricordo che questa è Talos Plaza perché qui in mezzo c'era stato di Talos, semplicemente. Un'idea ovvio? Sì, è ovvio, però fino a poco tempo fa non sapevo assolutamente dove andavo, andavo a casaccio. Sì, presentami, è un bacano. Dopodiché, col cavolo che ti seguo, vado su da solo che so meglio di te dov'è. Dove devo andare? Poi c'è quello che è così. Ciao. Sì, sono io. Ho le statue ali. Una. Due. Tre. E vedete, fino a qui ci ha dato 500 di oro. 500 di oro per ognuna, che è esattamente il doppio del valore di ogni statuetta. E poi adesso vorrei che mi facesse vedere l'ultimo pagamento. Ci ha detto, sei quasi arrivato alla ricompensa, perché la decima. Quanto ci viene pagata? Molto di più, perché 500 per il suo valore. Ma come promesso, la ricompensa per aver completato tutta la collezione. È molto importante completarla tutta, ragazzi, perché davvero vi comprate una casa, praticamente. No, una parte della casa però la comprate con questa statuetta. Guardate qua. Missione completata, il collezionista. Oro aggiunto, 5500. Cioè, voi fate 5000 di oro con le statuette, una per una, più 5000 di bonus se le portate tutte. Dunque, sono molto belle, va bene. Ora, attiviamo la seconda missione del collezionista. Sei uno figo, Graver non è proprio rapinatore, è quello che trova le robe nelle tombe, in realtà. Sì, molto bello, dimmi. Dai un'occhiata a questo schizzo, i testi antichi si riferiscono a questo luogo soltanto come l'Alto Tempio. Lo conosci? No, non credo. Niente che tu possa considerare. Non sono riuscito a capire, va bene. Eppure il particolare architettonico è abbastanza distintivo, può ancora essere riconoscibile. Cosa cerco? Tardo periodo Aene, caduta della Torre d'Oro Bianco, tutta storia, ragazzi, che poi impareremo prima o poi. Gli Skyrim, farò delle lezioncine di storia, magari. Molto bello, cos'è? Un pannello intagliato, ecco. Nella camera principale, quello che ci interessa è proprio il pannello intagliato. Una nuova legge sulla storia di Alien. La chiave della camera interna in Alto Tempio. Me ne separo con riluttanza, custodiscilo bene. Quindi, questa chiave è una chiave particolare, poi la vedremo. Capisci dov'è questo Alto Tempio? Trova la statuetta incisa che c'è nell'Alto Tempio, perché... Ma come hai fatto a vedermi? Adesso mi sono fatto salire la taglia. Scusate, comunque, queste poi le ruberemo, ve lo dico. Cosa stavo dicendo? Ah sì, troviamo sta cosa incisa.
E la, insomma, è importante anche per, dal punto di vista storico, è figa, insomma. Vabbè, Stop! eccolo. Ho rubato 20 di oro. Va bene, mi hanno sgamato, ma perché io vedevo che nessuno mi vedeva e quindi l'ho preso, insomma. Guardate come aumenta la loro luce lì, anche se in realtà dovrebbe essere il contrario. Ah, perché compare il sole attraverso, è buggato. Vabbè, qualche bug. Ah, sta zona! Mi scasso. Tipo, in un certo punto ci avevo giocato delle ore in sta zona a ammazzare le guardie. Perché mi faceva ridere, mi piaceva il tetto, perché loro non mi seguivano sul tetto. Wow, vecchi ricordi di infanzia, ragazzi. Mi Oh! pianto su una lampada. Preso dalla gioia, mi pianto su una lampada. Bene, quindi, ragazzi, per oggi concludiamo qui l'episodio. Io vi ricordo che andremo avanti ancora con la quest di collezionista, ma di altre quest davvero non saprei più cosa c'è, a parte la quest principale. Sì, ci sono le quest, quelle un po' pallose del diventa maestro di questa abilità, però le facciamo tutte in un botto quelle. Quindi ragazzi, niente, al prossimo episodio. Ciao!